Di nuovo buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. È un piacere per me essere qui e ci sono tre ragioni per cui sono felice di poter presentare questa conferenza. La prima è una ragione personale. Io sono Simona Turco, sono responsabile della ricerca e sviluppo in OMA a Foligno e per 10 anni, dal 1999 al 2009, ho lavorato in ESA e in DLR a Monaco di Baviera sulla Stazione Spaziale Internazionale, prima come responsabile delle missioni e poi come responsabile delle attività dei sistemi di bordo. Quindi per me è un piacere tornare un po' col cuore nello spazio. La seconda ragione è una ragione legata all'azienda per cui lavoro oggi. La OMA è un'azienda che ha una storia importante, un'azienda che quest'anno festeggia 70 anni, da questa storia ha un presente solido ed è proiettata verso un futuro molto orientato alla ricerca, all'innovazione, sta investendo moltissimo in macchinari, in studi dei materiali, in competenza del personale. E quindi sta cercando di portare la tecnologia, l'innovazione nei prodotti che saranno quelli che la manterranno un'azienda solida nel futuro. La terza ragione è ovviamente il piacere di poter presentare la conferenza del professor Battiston, che tutti conoscete a Foligno, che viene spesso a partecipare a queste conferenze, che viene con piacere in questa città. È ovviamente noto come professore di filosofia, di fisica, scusi, la scienza e filosofia mi ha distratto, di fisica sperimentale all'Università degli Studi di Trento. Scrive prolificamente e vedrete la presentazione dell'ultimo libro domani mattina ed è soprattutto dal 2014 presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Lascerei senza altri indugi la parola a Roberto Battiston. Grazie a Simona Turco per l'introduzione. Buonasera a tutti. È un grande piacere di essere qui e passare con voi quest'oretta per discutere appunto dello spazio in una dimensione che forse per alcuni di voi può essere un po' no inaspettata, che è lo spazio che parla le parole dell'economia. Noi siamo abituati a uno spazio in cui abbiamo gli astronauti, questo è Paolo Nespoli che da poco ha terminato la sua missione e il giovedì sera era qui con voi ad aprire il festival, quindi lo spazio degli astronauti, il fascino, il mito dell'esplorazione degli astronauti. Ma c'è poi lo spazio naturalmente della ricerca, questo è la grande scoperta delle onde gravitazionali realizzata 2 anni fa, osservata da Terra, che allora dell'universo, giusto per dare due esempi di come lo fa lo spazio sia ricerca, sia esplorazione, sia sogno, risponda a delle esigenze molto importanti all'interno del nostro sentire, del nostro essere uomini. Ma non di questo spazio vi parlerò questa sera, anche se questo spazio è legato strettamente al tema di cui vi parlerò stasera, che è lo spazio nel contesto economico. Perché sono legate queste cose? Beh, perché c'è sicuramente una quantità di scienza e tecnologia straordinaria dietro una pianificazione, uno sviluppo di attività spaziali e questa tecnologia è basata, scusate, qui c'è il computer che ha deciso di fare di testa sua, io cercherò di fermarlo, è basata sulla sequenza che parte dalla ricerca fondamentale, dalla ricerca di base. Fisica, chimica, biologia, informatica,
tutte le cose che sono collegate assieme e sono alla base della nostra capacità di realizzare strumenti sempre più avanzati. Questa catena della ricerca fondamentale poi ci porta allo sviluppo complessivo delle tecnologie che partono dalla ricerca scientifica, portano delle tecnologie, degli sviluppi, arrivano a nuovi prodotti, ma in una sequenza che poi riprende in parallelo o in serie, a seconda dei casi, con nuova ricerca, con strumenti più potenti, allargando l'intervallo di applicazioni, con nuovi sviluppi sempre più importanti e con nuovi prodotti. Questo andamento, che è letteralmente esponenziale oggi, è caratteristico di tutti i settori avanzati, ma è particolarmente chiaro nel settore dello spazio, che fra i molti settori quello che maggiormente si pone continuamente alla frontiera dell'innovazione. Un paio di esempi di come lo spazio amplifichi e utilizzi e sfrutti la frontiera dell'esplorazione scientifica di base. Questo signore lo conoscete, Guglielmo Marconi, un autodidatta che a 20 anni incomincia a fare delle scoperte decisive nel settore delle onde elettromagnetiche, inventando la radio e le telecomunicazioni. Sono nel 1977 il primo satellite di telecomunicazioni geostazionario è realizzato dall'Italia, opera per una decina d'anni nello spazio, e fra le tante cose che fa, dimostrando e aprendo una nuova modalità di comunicare chiaramente con i satelliti geostazionari, si può mettere in contatto con estrema rapidità paesi o addirittura continenti che non sono facilmente collegabili. Tanto per dire cosa hanno fatto in quel contesto: il primo scambio ad alta velocità di giornali fra Italia e Cina è avvenuto nel 1984, una prima assoluta mondiale, utilizzando questo tipo di strumento che alla base ha le ricerche di Marconi di circa mezzo secolo prima. Oggi, sempre per dare questo esempio delle telecomunicazioni, abbiamo altri strumenti più potenti, per esempio la meccanica quantistica, che ci permette di telecomunicare pacchetti di singoli pochi fotoni messi assieme. L'Italia in questo ha una capacità importantissima nel settore spaziale. Abbiamo una base a Matera che usa i laser per misurare con precisione millimetrica la distanza della Luna dalla Terra o il moto dei satelliti che gli girano attorno. Sfruttando queste competenze nel settore spaziale e le capacità delle nostre università e centri di ricerca, qualche anno fa sono stati mandati i primi pacchetti di fotoni in uno stato entangled, che permette di dimostrare che la meccanica quantistica ci permetterà di fare delle misure, delle comunicazioni sicure a prova di hacker, diciamo, fra pochissimi anni. E lo spazio è uno spazio di competizione. Questo è il primo satellite cinese in cui le telecomunicazioni quantistiche sono diventate una realtà. È ancora un prototipo sperimentale, ma dimostra come un secolo dopo Marconi le telecomunicazioni, lo spazio, la meccanica quantistica, la frontiera della tecnologia sono tutte quante coinvolte per portare a nuovi risultati, a nuovi progressi, che sono ovviamente legati a interessi commerciali e di servizi sempre più avanzati. Bene, che cos'è la space economy? La space economy è qualche cosa che a livello mondiale vale 300 miliardi di euro all'anno, euro più, euro meno. È tanto e poco, non è un numero così grande. Se pensiamo al settore dell'economia, delle automobili, dei trasporti in generale, certamente i numeri delle telecomunicazioni a terra, i numeri sono molto più grandi. Però questo è un settore che sta crescendo, ma soprattutto un settore che è un serbatoio di innovazione ed è abilitatore di innovazione nei settori adiacenti. In Italia, in Europa, come ce la caviamo in questo contesto della space economy? Ma abbiamo una filiera industriale importante. Vi ricorderete che l'Italia, con la base di Malindi, con il generale Broglio, è stato il terzo paese che ha mandato in orbita un razzo con un satellite operati autonomamente negli anni 60. Quindi abbiamo una tradizione che va molto lontana. Più di 50 anni di spazio iniziati
con quelle attività pionieristiche. Questo ha portato a una crescita continua della nostra capacità realizzativa e oggi abbiamo delle industrie come per esempio Avio, che sono caratteristiche della space economy. Avio è un'industria che è andata in borsa producendo missili per applicazioni civili. Questa è una cosa molto particolare, molto importante. Sappiate che questo è successo lo scorso anno, in aprile, ed è la prima industria che è quotata in borsa vendendo razzi. Voi direte, ma i razzi si costruiscono in tanti altri ambiti, negli Stati Uniti sicuramente, in Russia, in Cina, è vero, ma o sono ditte proprietà dello Stato o sono ditte che non sono quotate in borsa, per quanto possa sembrare strano. Perché? Perché il costo di un razzo è stato sempre considerato un elemento economicamente fuori mercato, che è in grado di realizzare la strategia talvolta di potenza, talvolta di servizio a costi determinati dallo Stato, dal pubblico, o che può essere civile o militare, e non era soggetto quindi a una dinamica di carattere economico come, che ne so, le automobili piuttosto che i treni. Bene, le cose stanno cambiando, una ditta che vive vendendo razzi è andata in borsa in Italia. Ma questa è una tendenza che si sta affermando in modo sempre più forte a livello europeo. Negli ultimi anni, dal 2014 in poi, l'Agenzia Spaziale Europea, di cui l'Agenzia Spaziale Italiana è il terzo contributore, noi abbiamo un ruolo importante in Europa, siamo i sesti a livello mondiale, i terzi a livello europeo, sono dei numeri importanti e interessanti, ha iniziato a sviluppare la nuova famiglia di lanciatori europei, che è pensata in un approccio diverso dal passato. Nel passato era completamente sostenuta da fondi pubblici sia lo sviluppo che anche l'operatività e il servizio di lancio, quindi con costi anche più alti e talvolta con delle perdite di esercizio. Da oggi in poi, dalle decisioni prese alla ministeriale del 2014 in poi, l'investimento di sviluppo è fatto con finanziamenti pubblici, ma la responsabilità della gestione dei nuovi lanciatori è a cura dei privati. I privati sono due grandi industrie, una è Avio, che produce il lanciatore Vega, quello di cui vi ho fatto vedere prima l'immagine in borsa, che è il più piccolo della serie, e l'altra è Ariane Group, che è un insieme di ditte franco-tedesche che realizzano il famoso lanciatore Ariane, l'Ariane 5 che è in servizio adesso, l'Ariane 6 che sarà in servizio da partire dal 2020. Ecco, l'Ariane 6 che usa anche dei pezzi del motore del Vega per essere realizzato con 4 o con 2 motori, questi 3 razzi, il Vega potenziato chiamato Vega C, l'Ariane 6 con 2 motori, l'Ariane 6 con 4 motori, è la famiglia dei lanciatori europei che permetterà all'Europa, all'ESA, di avere accesso garantito allo spazio e di aggredire dal punto di vista del mercato il servizio sempre più richiesto di mettere i satelliti in orbita. Quindi è cambiato molto anche il modo con cui l'Europa fa spazio, avvicinandosi a un concetto di space economy. Un lanciatore cosa fa? Chiaramente mette in orbita satelliti. Con l'avvento, ne parleremo estensivamente fra pochi minuti, dei satelliti piccoli o di dimensioni molto variabili, fra pochi chili e parecchie centinaia di chili, valori medi rispetto a quelli più grandi che possono arrivare anche a 7-8 tonnellate, utilizzeranno questi lanciatori per essere lanciati anche a grappoli. Quindi vari fornitori di satelliti porteranno il proprio satellite a chi fa il servizio di lancio, verrà montato su un dispenser, su un distributore, mano a mano che si svolge il lancio su diverse orbite, il lanciatore metterà i satelliti opportunamente in orbita, facendo un servizio che si potrà effettuare sia per i grandi che per i piccoli satelliti. Ma un altro progetto in cui l'Italia è molto attiva si chiama Space Rider. Nello spazio uno va, ma talvolta vuole anche ritornare dallo spazio. Gli astronauti chiaramente vanno e vengono perché non possono rimanere più di tanto nello spazio, ma i satelliti per lo più non ritornano. È molto raro far tornare un oggetto messo in orbita.
Ci sono però dei buoni motivi per cui questo possa essere necessario e opportuno in alcuni casi. Per esempio, immaginatevi, e fra poco ne parlerò, che sia possibile realizzare in condizioni di assenza di peso dei materiali con proprietà particolari, con proprietà innovative, con proprietà che non possono essere realizzate sulla Terra, e abbiamo alcuni esempi. Allora uno chiaramente si pone il problema di andare nello spazio, fabbricare questo materiale particolare e riportarlo a Terra perché può avere un valore economico. Vi sembrerà fantascienza, ma ci sono alcune realtà come le ditte farmaceutiche che per certe molecole realizzate in un certo modo possono assolutamente giustificare un investimento come quello di andare per un periodo nello spazio. Voi potete dire perché non vanno nella Stazione Spaziale Internazionale, lo capirete fra un istante, è molto più semplice teleoperare un payload senza astronauti che spiegare agli astronauti come fare a gestire un particolare esperimento all'interno di un ambiente ultra sicuro come deve essere l'ambiente in cui essi vivono. Questa è la Stazione Spaziale Internazionale, è una meravigliosa casa a hotel a 4 stelle nello spazio, in cui le abitazioni, questi cilindri che voi vedete brillanti al centro, sono stati in gran parte realizzati in Italia, presso quella che era la Legna, ora si chiama Thalesa Legna Spazio Italia, e sono letteralmente i luoghi in cui gli abitanti, come sa benissimo Simona, sono gli astronauti che operano nelle varie forme. Bene, questo sembrerebbe essere per sua natura un investimento senza ritorni economici, invece non è così. Partendo dalle tecnologie che hanno permesso la realizzazione delle zone abitate, Thalesa Legna Spazio Italia realizza dei cargo chiamati Cygnus, che sono l'elemento di base su cui una ditta americana, Orbital, realizza i trasportatori che fanno il servizio di fornitura del materiale per la Stazione Spaziale Internazionale. Ne hanno già contrattati 16, ciascuno vale una 15 milioni, stiamo parlando di cifre quindi importanti, ma li fanno fare in Italia proprio perché l'Italia ha sviluppato le competenze tecnologiche investendo con fondi pubblici per fare la stazione spaziale, ma adesso con questo tipo di attività si tratta di business to business, di un servizio commerciale in cui una ditta americana che è incaricata dalla NASA di fare il servizio di trasporto in orbita bassa compra dei pezzi importanti da tecnologie sviluppate in Italia. Un altro esempio di space economy in cui il nostro paese è fortemente coinvolto. Poi c'è uno spazio che è impalpabile perché è fatto dei dati che lo spazio fornisce, tipicamente dati di osservazione della Terra. Guardate queste immagini raccolte con una serie di satelliti radar chiamati Cosmos SkyMed, una costellazione che l'Italia ha realizzato nel corso degli anni, operativa ormai da 10 anni, che sono immagini di altissima risoluzione di un ghiacciaio che sta muovendosi verso il mare, e questa capacità di osservare con tanta precisione in modo ripetuto, indipendentemente che sia giorno, che sia notte, che sia nuvolo, che sia bel tempo, un fenomeno così complesso e con tanta precisione, dà un esempio di che cosa si possa fare osservando la Terra dallo spazio. Questo è un esempio più scientifico, il ghiacciaio si studia per motivi tipicamente scientifici, ma da questo dipende il clima, per esempio, e tante altre cose, ed è solo un esempio, perché altre cose che si possono fare guardando dallo spazio la Terra hanno a che vedere con gli elementi legati alle emergenze. Queste sono alcune immagini osservate dallo spazio dei terremoti che ha colpito il Molise, l'Abruzzo, due anni fa, e vedete che le parti in rosso sono quelle che sono state ricostruite sulla base del dato spaziale come abitazioni o edifici che avevano modificato la loro forma, talvolta in modo impercettibile di pochi centimetri, talvolta crollando completamente, e che possono essere dallo spazio identificati e segnalati in modo molto rapido per poi correlarli con le osservazioni fatte da Terra e per indicare ai soccorsi cosa fare, dove muoversi, dove ci sono le condizioni di pericolo e di rischio e via dicendo.
Questa è un'applicazione che per il nostro paese purtroppo è molto importante, essendo il nostro paese stato colpito più volte da terremoti in questi ultimi decenni. Questo è un esempio sempre collegato al fatto che poi si possono unire questi dati ai dati dei social. Chi osserva le cose da terra e manda e comunica, poi può essere correlato con le osservazioni viste dall'alto per creare un tipico esempio di gestione di big data di origine diversa che permette nuovamente di rapidamente determinare le condizioni del territorio in cui diciamo, si sta lavorando. Bene, vi ho dato alcuni esempi di quello che è già oggi economia spaziale. Non vi ho neanche parlato dell'economia, delle parti dell'economia spaziale già consolidata. Le telecomunicazioni, quando avete la vostra parabola sul terrazzo, è un settore in cui l'intervento pubblico da tempo non è più attivo, perché c'è un mercato, pagate l'affitto di Sky piuttosto che di altri fornitori, ricevete il segnale sulla parabola, il vostro televisore vi dà 250 canali diciamo di vario tipo. Quello è già completamente mercato, economia spaziale, e infatti copre complessivamente una gran parte dei 300 miliardi di euro di cui parlavo prima, probabilmente il 75-80%. Le cose di cui vi ho parlato questa sera inizialmente, che sono i dati che vi sono visti dallo spazio, le infrastrutture abitative utilizzate per i servizi da terra verso lo spazio e ritorno, sono esempi invece di nuove forme di space economy, nuovi servizi, oggetti, tecnologie che possono essere messe a disposizione dell'economia spaziale. E ci sono tantissime altre cose che stanno accadendo. Una che è molto importante è l'avvento dei satelliti molto piccoli e di basso costo. E in questi ultimi anni o decenni abbiamo visto una miniaturizzazione di tutto. Pensiamo ai computer, ormai sono così piccoli a parità di potenza che faccio fatica anche a disegnare l'equivalente oggi di quello che era l'ENIAC, che in una stanza faceva poco più che le quattro operazioni. Se guardiamo l'evoluzione dei telefoni, questo adesso sono solo 30-40 anni che abbiamo dei telefoni portatili, prima erano grandi come una mezza scrivania, oggi si sono fermati a una dimensione compatibile con le nostre mani, con le nostre dita, con le nostre tasche, perché più piccoli di tanto non varrebbe la pena farli, perché sarebbero inutilizzabili, ma potrebbero essere a parità di funzione molto, molto più piccoli. Bene, anche i satelliti, ci sono quelli grandi, vi ripeto che i più grandi satelliti di telecomunicazioni messi in orbita geostazionaria possono arrivare a 7-8 tonnellate, è un satellite che letteralmente riempie un'intera quarto di questa stanza, sono satelliti molto grandi, pesanti, messi in orbita da razzi con un'ogiva estremamente capiente, ma da poco tempo, da meno di 20 anni, possono anche essere molto piccoli. Questi che vi sto mostrando qui sono dei nanosatelliti, siccome sono misurati in unità, l'unità è un litro, 10 per 10 per 10 centimetri. Questi satelliti hanno 3-4 unità quando vengono messi, diciamo, a formare 3-4 volte questo cubo di base. Quindi questa classe di satelliti che partono dall'elemento di base cubico di un litro, 1000 centimetri cubici, si chiamano nanosatelliti. Ne posso mettere assieme parecchi, ma è una sorta di building block con cui faccio quelli più grandi. Bene, che cosa ci si fa con oggetti come questi? E perché sono solo 10 anni che ci si sta lavorando? La risposta alla seconda domanda è facile, perché sono solo 10 anni, 15 anni che abbiamo a disposizione queste tecnologie elettroniche compatte, che poi sono quelle dei telefoni tascabili, se vogliamo, o dei computer, diciamo, ultra potenti. Sono pochi lustri che abbiamo a disposizione questa elettronica affidabile, piccola, di basso consumo, adatta ad andare nello spazio. E quindi, diciamo, ci si è messi a fare queste cose in un tempo scala che si può misurare in pochi lustri. Ma in questo tempo sono successe cose estremamente significative. Per esempio, questi 7 ragazzi che nel 2011,
2011 sono 7 anni fa, in un garage, guarda un po', nella Silicon Valley, vi ricorderà qualche analogia nel settore dell'informatica, Bill Gates piuttosto che Steve Jobs, si sono messi a cogliere l'opportunità della tecnologia ipercompatta di basso consumo e a disegnare che cosa? Dei satelliti piccoli, li hanno chiamati Dove, civetta, stanno in braccio, questo è uno di questi, come vedete è una 3 unità di base che davanti ha una telecamera e ha delle pannelli solari che si aprono e con questi hanno fatto una costellazione che è arrivata all'inizio a 72 satelliti. Per fare questo hanno avuto un'altra importante colpo di fortuna, un'idea, che un altro gruppo di giovani americani, cogliendo una proposta di utilizzo in modo speciale della stazione spaziale da parte della NASA, ha inventato un uovo di Colombo, per sparare con una pistola a molla i satelliti direttamente dalla stazione spaziale in orbita. Del resto è abbastanza evidente che la stazione spaziale che si muove a 7 km al secondo, 7.000 km all'ora intorno alla Terra, è già in orbita. Ogni oggetto che viene lanciato con piccola velocità rispetto ad essa è in orbita, per cui se io arrivo lassù, dopodiché devo solo decidere da che parte lanciare e l'oggetto che io metto con una molla, letteralmente una molla, è in orbita. Benissimo. Con questo insieme di 2 iniziative imprenditoriali tipo spin-off, in un'America in cui la NASA aveva deciso per mandato parlamentare, governativo, di dare spazio ai privati, e si sono realizzate fra il 2011 e il 2013 una serie di lanci, 14, una serie di lanci di nanosatelliti che alla fine hanno creato la prima costellazione macroscopica formata da appunto una 70ina di satelliti. I nanosatelliti hanno una caratteristica straordinaria, costano poco. È difficile far costare centinaia di milioni di dollari un oggetto che sono 3 litri di volume. È difficile far costare centinaia di milioni di dollari un oggetto che è fatto dei componenti di un telefonino. Soprattutto costando poco, stiamo parlando di decine di migliaia di dollari l'uno, che per un satellite è un numero abbastanza ridicolo, e si possono fare iterazioni tecnologiche a una grande rapidità. In pochi anni loro hanno modificato 7-8 volte il satellite di base, ogni volta adattandolo e migliorandolo rispetto alle caratteristiche del precedente. E quindi sono già arrivati alla 8ª o 9ª generazione, che è sempre più potente, sempre più efficace. Che ci si fa con dei satelliti di questa fatta? Beh, per esempio, li si mettono letteralmente uno dietro l'altro su un'orbita polare che a causa del moto terrestre copre tutta la superficie terrestre una volta al giorno, quindi 70 satelliti. Sappiate che per fare un giro a quell'altezza ci mette circa 90 minuti, quindi sostanzialmente ogni minuto, poco più di un minuto, ne passa uno. Quindi continuano a passare sopra la nostra testa, la Terra gira, ogni giorno a Foligno, diciamo alle 4 del pomeriggio, tum, 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 passano mentre la Terra gira e prendono delle immagini. Secondo, in questo modo, avendone tanti, prendendo le immagini di dimensione opportuna, si copre l'intero pianeta una volta al giorno. I satelliti grandi, solitari, sono sempre, se vogliamo, al posto sbagliato al momento giusto, nel senso che hanno la loro orbita, ce n'è uno solo, hanno una pianta a terra della dimensione fotografata che è limitata, in alcuni casi possono anche inclinarsi per prendere certi punti predestinati, ma sostanzialmente ripassano sullo stesso punto ogni 6-12 giorni, a seconda delle caratteristiche del satellite. L'idea di fotografare quindi con un satellite che ripassa su ogni punto, ogni 6-12 giorni, l'intera Terra, è chiaro che io non vedo quasi mai ciò che sta accadendo, prendo delle immagini che sono sempre comunque vecchie.
se vi ricordate i famosi terroristi in Afghanistan, guardando l'orologio e il computer sapevano quando uscire dai loro rifugi, se sapevano le tracce dei satelliti spia quando fossero essi singoli e passassero sul cielo a ore ben determinate. Se ne ho invece un centinaio che si seguono uno con l'altro, io posso vedere tutta la Terra ogni giorno. Il problema si sposta non più al satellite, i satelliti che mandano una quantità enorme di informazioni, ma al segmento di Terra che deve ricevere in tanti posti del globo le informazioni di questa costellazione che continua a buttare giù dati, deve essere scaricata continuamente perché altrimenti, diciamo, si riempiono le memorie. Quindi diventa più un problema di segmento di Terra e non più di segmento spazio. Ma quando uno ha messo in piedi una cosa di questo genere, si aprono un mondo di possibilità. Per esempio, questa immagine mostra un porto, e si capisce, con alle spalle una raffineria. Questo chiaramente è un punto di smercio, di carico-scarico di idrocarburi. Bene, se guardate attentamente l'immagine in dettaglio, scoprite che ognuno di questi serbatoi ha un'ombra diversa, perché chiaramente, data l'ora del giorno, l'altezza del coperchio che si muove a seconda di quanto è pieno crea un'ombra diversa sull'immagine. Con un semplicissimo algoritmo si può calcolare rispetto al giorno prima di quanto è salito o di quanto è sceso il coperchio del serbatoio X. In questo modo si può sapere, io lo chiamo con l'economia delle ombre, quant'è la riserva di un intero paese di petrolio piuttosto che di gas o di idrocarburi vari. Oppure, passando ogni giorno sopra la Cina, si possono misurare le dimensioni della piuma del fumo che esce dalle centrali, per esempio a combustibile a idrocarburi, e quindi misurare in ogni istante quant'è la potenza elettrica prodotta da un intero paese. Questo è un servizio che attualmente viene fatto per centinaia e migliaia di impianti di potenza in Asia, e quindi quando uno guarda l'andamento dell'economia sa misurare quante sono le riserve di idrocarburi dall'andamento delle ombre dei vari contenitori. L'andamento dei consumi di un paese dalla misura di quanta è la potenza emessa nella piuma di fumo delle varie centrali. Sono tutte informazioni di un valore economico elevatissimo. Con queste informazioni si possono raffinare una serie di prodotti che alla fine dei conti possono portare a giocare in borsa, a investire in borsa piuttosto che a decidere il valore dei prodotti e del mercato. Una sofisticatezza che diventa veramente straordinaria perché uno osserva e misura giorno per giorno le cose. Questa è un'immagine della Terra, non è un cervello, assomiglia ai lobi di un cervello. Perché la mostro in questo modo? Perché dallo spazio le cose appaiono talvolta in modo curioso, e guardando come le cose cambiano si parlano un sacco di cose. Ecco, la tecnica dell'osservazione del cambiamento. Se io passo ogni giorno sopra Foligno o sopra il deserto del Sahara e confronto un giorno per quel giorno successivo le immagini, molto spesso, se non cambia nulla, va tutto bene. Ma se le cose cambiano, diventano interessanti. Guardate questa immagine. Questo è lo sviluppo, e guardate le date che ci sono su questa immagine. Stiamo parlando dell'Uganda, nel periodo febbraio-agosto 2016, giorno per giorno vedete i campi di rifugiati che si formano a una velocità straordinaria. Tipicamente sono zone inaccessibili, sono zone in cui è molto difficile avere l'informazione di che cosa sta accadendo. Dallo spazio non può essere nascosto nulla, si possono contare quante sono le tende o le baracche o la dimensione dei mucchi di rifiuti, capire quanti sono i rifugiati o in situazioni in cui è molto complicato mandare persone in tempo breve per intervenire, per contare, per misurare. Oppure guardate questa immagine, le date 29 luglio
19 agosto, 2 settembre, 13 settembre, 18 settembre. Stanno deforestando un certo numero di ettari in Bolivia, zona inaccessibile, che sono trasformati da foresta a campi, diciamo, coltivabili. Chiaramente, diciamo, in una condizione in cui è illecito farlo, perché la deforestazione è sottoposta a controlli, zone completamente impossibili da raggiungere, ma il satellite li misura un giorno per l'altro. Oppure, questo vedete, lo svilupparsi, anche in questo caso, di una città, qui il tempo sono tempi probabilmente un po' più lunghi, e vedete anche come l'acqua si sposta, cresce, cala in questo lago a seconda di vari fattori climatici, ma anche legati alla crescita della città, che evidentemente assorbe l'acqua perché ci sono molti più abitanti. Oppure in questo caso lo svilupparsi di campi irrigati in mezzo al deserto. Oppure anche delle cose che sono delle prime assolute, si vedono nascere i fiumi, fiumi temporanei che non hanno foce, come in questo caso un fiume che nasce in mezzo a una foresta amazzonica che si vede crescere e svilupparsi, poi probabilmente in questo caso non so che fine farà, ma si può studiare come appaiono dei fiumi temporanei o definitivi, come si sviluppano nel tempo. E sono legati alla continua rivisitazione a condizioni di luminosità uguale dovuta a questa moltitudine di satelliti. Altro settore che è stato interessante, per esempio, gli atolli del Mar della Cina. Tutti quanti si ricordano che la Cina sta cementificando una serie di atolli per rendere quella zona proprietà di influenza cinese. Nessuno si era accorto che anche il Vietnam stava cementificando alcuni atolli che era proprietà loro, perché sono vicino alle loro coste. Quindi, guardando ogni giorno, si è visto che non solo la Cina stava facendo questo lavoro, ma anche un altro paese limitrofo stava lavorando in quella stessa direzione. È molto interessante quello che si vede quando si guarda dall'alto. Qual è il futuro di questo? Beh, il futuro è già con noi, perché i satelliti, quando sono molti, con opportune tecniche, possono trasformarsi dall'osservare e fare immagini all'osservare e fare filmati. Avete per esempio Google Earth, che è statico e che vi dà tutti i dettagli, ma che tipicamente sono vecchi di settimane o mesi, perché è molto complicato prendere le immagini, metterle assieme, e i satelliti di Google Earth sono quelli vecchi che passano ogni tanto. Siamo arrivati al punto in cui il prossimo tipo di Google Earth sarà un film in cui ogni punto si vedranno muovere le macchine, muovere le navi, accendersi e spegnere le centrali elettriche e via dicendo. Questo è il futuro che è con noi. Ci sono vari investimenti molto importanti, perché la tecnologia esiste già, occorre solo fare una costellazione abbastanza numerosa da poter fornire questo tipo di immagini. Bene, parliamo sempre di piccoli satelliti, ma cambiamo, questo non è più Planet, che è la ditta dei sette ragazzi che nel 2011 sono partiti, nel 2014 hanno fatto un ingresso in borsa con 220 milioni di dollari. Queste storie incredibili, che pensavamo fossero legate solo all'informatica e alla rete, sono state invece realizzate anche nel settore spaziale. E passiamo a un altro spin-off. Questo è uno spin-off che si chiama Space Pharma, è uno spin-off nato 4 anni fa in Israele, e che ha realizzato un altro uovo di Colombo. A posteriori le cose sembrano sempre semplici, quando uno deve farle all'inizio, quando sono nuove, che non gli vengono in mente. Hanno fatto la seguente osservazione. La microgravità, che vuol dire caduta libera, assenza di peso, toglie di mezzo dai fenomeni chimico-fisici il fattore gravità. Il fattore gravità non solo rende pesante i singoli atomi e le singole molecole, ma ha un'influenza anche su tutto ciò che è caldo o freddo. Cioè, come sapete, in microgravità un volume d'aria calda e uno di aria fredda, o di acqua calda e di acqua fredda, non si spostano in modo relativo uno rispetto all'altro, perché non hanno peso, hanno densità diverse, ma cadendo in modo libero, senza essere sottoposti a un'accelerazione altro che alla gravità, e diciamo non si muovono uno rispetto all'altro.
che è il motivo per cui un fiammifero acceso in orbita non fa una fiamma, fa una sfera, si mangia l'ossigeno e si spegne, che è il motivo per cui gli astronauti in orbita, se non sono vicini a un ventilatore e si addormentano, possono morire soffocati dal proprio CO2 che viene emesso e gli rimane intorno alla faccia, perché, ripeto, non ci sono movimenti convettivi. Bene, nello spazio, nella stazione spaziale internazionale si fanno un sacco di esperimenti di microgravità, con tutte le macchine che fanno saldature, fusioni, fiamme, reazioni chimiche in condizioni di microgravità. Ma qual è il problema? Che è molto costoso e lento fare questi esperimenti in un contesto come abbiamo gli astronauti, quindi altissima sicurezza delle condizioni operative, e questi macchinari molto complessi possono essere utilizzati per poco tempo, perché gli astronauti sono molto occupati, e anticipando in modo millimetrico cosa fare e quando fare con procedure dettagliatissime, e l'esperimento di concepirlo anni prima per avere il risultato, diciamo, anni dopo. L'osservazione è stata molto semplice: con le tecnologie odierne è molto facile telecomandare il comportamento di un dispositivo elettronico, elettromeccanico. E hanno fatto quindi questo satellite chiamato Dido, che è 3 unità di CubeSat, pesa 4,5 kg, ha a bordo 4 lab on chip, quindi 4 laboratori biochimici, con pompette, microscopietti, tubicini, tutto quello che serve in un laboratorio di chimica organica, per eseguire esperimenti completamente telecomandati da terra da parte di chi? Non degli astronauti, che non sono scienziati ma sono tecnici, ma dagli scienziati che hanno concepito l'esperimento A, B o C. Nel 2017, stiamo parlando di ieri, da un missile indiano hanno lanciato 105 nanosatelliti, tra cui quello che è passato prima, Dido, ha fatto il primo volo andando in orbita. Vi dicevo che nella microgravità i processi di cristallizzazione che sulla Terra sono influenzati dal movimento conventivo dei liquidi e sono quindi impuri, i cristalli crescono di meno, sono meno perfetti, in microgravità diventano più perfetti. E voi potete dire: ma che mi serve un cristallo perfetto? Ma non lo sapevo nemmeno io, ma mi hanno spiegato per esempio che quando uno inala certi tipi di spray antiallergico, no, fa uno spruzzo in cui esce del liquido, ma dentro il liquido c'è anche dei microcristalli del principio attivo tal dei tali. Benissimo. Le dimensioni di questi cristalli sono un problema, perché se sono troppo piccoli, voi sapete che i nostri polmoni, diciamo, hanno degli alveoli molto molto speciali, molto molto piccoli, possono indurre, per la loro stessa dimensione, se vanno troppo dentro nel polmone, a un certo punto certi particolari tipi di medicina fanno fatica a dissolversi e a depositare il loro valore, diciamo, farmaceutico. Fare cristalli più grandi in questi casi è importante, perché si fermano in un posto diverso dei bronchi. Ma sulla Terra non si riescono a fare, con certi medicamenti, cristalli più grandi. Nello spazio sì. Allora voi direte, e cominciate a capirlo, quando uno ha un prodotto che non può commercializzare, oppure che commercializza con certi limiti per i motivi suddetti, e si accorge che nello spazio può farlo con caratteristiche fisiche diverse, può nascere un interesse economico molto importante, anche perché questi nanosatelliti costano pochissimo e costano molto di meno che portarli sulla Space Station. Questo è solamente un esempio dei tanti di cui un miglioramento legato all'assenza di gravità può diventare importante per motivi economici. Questo è la Bone Chip, un oggetto che mi sta in mano, ce ne sono 4 all'interno, è pieno di pompette, microscopi, spettrometri fatti opportunamente, sta evolvendo, sta nelle versioni successive diventando sempre più efficace. E un altro tema è quello della crescita di molecole complesse. Voi sapete che le molecole delle proteine sono fatte da sequenziamento lineare, che da parte dell'RNA che produce complicate stringhe di
di componenti della proteina che poi fanno il folding e si rimettono assieme, un processo complicatissimo da simulare, sensibilissimo alle condizioni iniziali, che si riforma perfettamente ogni volta. Ma se tolgo un parametro fondamentale come la gravità, certamente in alcuni casi il folding avviene in modo diverso. Una volta avvenuto il folding non cambia più, lo posso riportare sulla Terra, e se questo folding nello spazio è diverso da quello che ho nel laboratorio di chimica terrestre, ho prodotto un materiale extraterrestre che non potrò mai produrre sulla Terra. Allora sappiate che chi fa farmaceutica e c'ha un principio attivo, prendiamo il Viagra, che magari può essere diciamo, in qualche modo un esempio familiare. Bene, è un principio attivo di una molecola che ha una forma ben precisa. Esistono altre forme che non hanno quel principio operativo, e le ditte di farmaceutica sono interessate a fare la brevettazione di tutte le forme di quel principio attivo, perché un domani potrebbe tornare utile per altre applicazioni. E se esistono delle forme che vengono fatte solo nello spazio, questo per queste ditte è di enorme interesse. Se ci ricordiamo che lo sviluppo di un nuovo farmaco può costare €1 miliardo, voi capite subito che un giocattolo come questo satellite può essere di grande interesse per gli esperimenti che vengono fatti dalle ditte che fanno farmaceutica. Cosa possono fare i nanosatelliti nello spazio? Da soli in formazione? Moltissime cose diverse, il limite è l'immaginazione. Qua sono solo una lista di esempi, ne cito qualcuno. Distribuire in modo alle varie banche in giro per il globo le chiavi criptografiche con tecniche quantistiche, piuttosto che monitorare i disastri, telerilevare in zone isolate come i deserti il cambiamento delle condizioni, monitorare gli incendi e quant'altro. Ci sono tantissime idee e possibilità in cui l'unione fa la forza. Certo, ognuna di queste cose può essere realizzata da un satellite grande, ma con i limiti che vi ho detto e con i costi molto alti. Una costellazione, il singolo può far di meno, ma ne metto assieme un centinaio, possono fare molto spesso molto di più. Bene, questa è una delle rivoluzioni che sono in corso adesso. Lo spazio quindi è un ambito che è competitivo, chiaramente la ricerca, l'industria, il guadagno che si ricava dalla vendita dei servizi e del segmento spaziale è importante, ma anche collaborativo, perché quando si lavora alla frontiera ci sono sempre interessi per andare prima a collaborare assieme, un sistema molto dinamico e per sua natura globale. Quindi è un'infrastruttura sempre più pervasiva. Oggi abbiamo in tasca i nostri navigatori, tutti quanti ci spostiamo guardando la mappa fornita gratuitamente dai satelliti GPS e ci dimentichiamo che sono dei satelliti, perché funziona sempre così bene che sembra che sia pura magia, ma se si fermassero i satelliti GPS saremmo bloccati senza più cartine geografiche in macchina, non sapendo più ricordarsi a memoria gli indirizzi, diciamo, saremmo veramente paralizzati se si sparissero i satelliti di navigazione. E poi c'è un passaggio sostanziale in corso da una space economy manifatturiera, in cui costruiscono razzi e satelliti e in qualche caso, vedi un po' le telecomunicazioni, si fornisce un servizio a pagamento, a una space economy sempre più dei servizi. La navigazione è un esempio, ma le immagini che vi ho mostrato in cui si forniscono informazioni sull'andamento, sul cambiamento quotidiano delle cose, addirittura minuto per minuto, voi capite che può nascere una quantità di servizi, tra cui le famose killer application, che può essere molto importante. Come sarà quindi la space economy del futuro con tutte queste cambiamenti e novità in corso? Beh, è una domanda molto difficile. A chi potremmo chiedere questa domanda per avere una risposta ragionevole? Beh, questa persona è quello che ha predetto 100 anni prima le onde gravitazionali scoperte 100 anni dopo, aveva una certa capacità di vedere sul futuro, e potrebbe risponderci che l'immaginazione è più importante della conoscenza. Cosa vuol dire questo? Che se io cerco di derivare in modo analitico che cos'è il futuro che ci attende, non ci riuscirò molto.
ma si può immaginare questo futuro con uno sforzo, diciamo, di buttare il cuore oltre la siepe, che è tipica dello spazio. Qui torna l'elemento romantico, diciamo, della motivazione, dell'esplorazione, del sogno. Beh, posso arrivare a cose come queste qui. Queste immagini sono immagini che ormai fanno parte del nostro collettivo, del nostro sapere collettivo. Qui abbiamo il lancio del Falcon Heavy, la famosa fotografia in cui due primi stadi riatterrano insieme, sembra fantascienza, in modo perfetto. Il terzo è finito a mare, male, ma comunque i primi due hanno fatto un atterraggio perfetto. E poi la Tesla con l'omino in tuta d'astronauta, che va esattamente a 10.000 km all'ora, violando tutte le leggi dei limiti di velocità possibili e immaginabili, verso Marte. Sono cose totalmente diverse. La prima è pura tecnologia della propulsione tradizionale di un grosso razzo che può portarci sulla Luna o su Marte. Ma la seconda è tecnologia innovativa, in cui recuperiamo i pezzi e quindi possiamo abbattere i costi. I razzi costano così tanto perché una volta lanciati buttiamo via tutto tranne il satellite. Come se andassi con un jumbo in America, facessi scendere i viaggiatori e lo buttassi a mare, ne costruissi un altro e ricominciassi. È chiaro che il costo dei biglietti sarebbe 1.000 volte più alto. Ma la terza è un'immagine che mescola visione, pubblicità, stranezza, futuro. Che senso ha mettere una macchina in orbita che va verso Marte? Nessuno, se non quello di dirci che c'è qualcosa che non sappiamo e che ci sta spingendo a superare i nostri limiti. Oppure questo volo di Virgin Galactic, la Spaceship 2, che ha iniziato a spingersi sempre più in alto. L'ultimo volo che ha avuto successo è stato di 15-20 giorni fa, per aprire la strada al turismo spaziale, cosa a prima vista strana, ma che ha già 600-700 clienti che hanno versato in buona parte i $250.000 per passare 5 minuti in assenza di peso al di fuori dell'atmosfera. Anche questa cosa sembra strana, però sta avvenendo e probabilmente avremo il primo volo commerciale di turista spaziale entro la fine dell'anno. E anche per questo che ci stiamo guardando i nasi molto seriamente, e probabilmente avremo in Italia uno spazioporto operativo entro la fine dell'anno per cercare di realizzare una copia di questo tipo di veicolo molto avanzato entro 3-4 anni e inserire anche in questo settore il nostro paese nel contesto della space economy. Allora, il futuro della space economy sarà sicuramente sul trasporto spaziale, sulla comunicazione sempre più efficace, potente e sicura, materiali innovativi, lo sfruttamento minerario degli asteroidi o dei satelliti o dei pianeti non troppo lontani. Big data è l'insieme delle informazioni che ci permettono di capire i dettagli di sistemi molto complessi ed estrarne informazioni che possono essere di grande valore nascoste nell'infinito rumore dei dati, altrimenti, diciamo, senza opportune tecniche di analisi impossibili da estrarre. Come siamo messi in Europa? L'Europa ha un sistema spaziale abbastanza forte in crescita, che è basato sulle agenzie spaziali di singoli paesi che messe assieme finanziano l'Agenzia Spaziale Europea, oltre ad avere a Bruxelles la Commissione Europea che ha un suo programma spaziale dedicato ai servizi, quindi la parte di ricerca, sviluppo, esplorazione, innovazione concentrate sull'ESA, la parte delle grandi infrastrutture dedicate al miglioramento della vita quotidiana, agli aspetti economici applicativi e concentrate sulla Commissione Europea che fa svolgere all'ESA la funzione di sviluppo tecnologico. In Europa abbiamo due grandi progetti che sono in una fase di avanzato sviluppo, Copernicus e Galileo. Copernicus e Galileo, per la maggior parte di voi, rappresentano i nomi di due grandi scienziati, di cui che spesso sono riportati anche negli interventi di questi giorni, nella storia dello sviluppo scientifico. Ma in realtà stanno a significare due grandissime infrastrutture spaziali
Copernicus un insieme di satelliti caratterizzati da sensori particolari, ottici, radio, infrarosso, colore del mare, altezza del mare, che forniscono dei servizi per i prossimi 50 anni. Quindi abbiamo deciso, l'Europa ha deciso che in certi tipi di settori, di misure di carattere fisico-chimico dell'atmosfera, del terreno, del mare, abbiamo bisogno di sapere per i prossimi 20 o 30 anni come stanno le cose, e ha prodotto un certo numero di satelliti chiamati Sentinella, 1, 2, 3, 4, 5, stiamo pianificando fino a 10, che è come se avessimo degli occhi che guardano la Terra con sensibilità diverse. Copernicus è fondamentale per dare informazioni sull'andamento climatico del nostro pianeta, sul rispetto dei patti firmati a Parigi a COP21, quello che è stata fatta 3 anni fa, insomma, alla riunione in cui si è firmata per la prima volta l'accordo internazionale che impone a tutti i paesi il rispetto dell'accordo di Parigi sul famoso andamento della temperatura globale, che non deve superare nel prossimo secolo i circa 3 gradi. Dopodiché arriva Trump e dice: a me non mi interessa, ma lo sforzo che fu fatto a Parigi fu di definire delle politiche ben definite per contenere la crescita della temperatura, e i satelliti servono sia a mettere in piedi i modelli che predicono l'andamento delle modifiche climatiche, sia a osservare il rispetto da parte dei vari paesi degli accordi firmati dai vari paesi. E poi c'è Galileo. Galileo è il GPS europeo, è un insieme di satelliti, ne abbiamo in orbita 22 fino adesso, che sono in grado di sostituire, migliorandolo di molto, il sistema satellitare di posizionamento, di navigazione, che attualmente guida i nostri telefoni portatili. Sapete che attualmente il sistema GPS dà circa un metro e mezzo, dipende dalle condizioni di precisione e di risoluzione, e soprattutto che è sotto il controllo della difesa americana. Nelle zone in cui ci sono tensioni o condizioni belliche, il GPS è controllato e può diventare improvvisamente, diciamo, da un metro, due metri a 100 metri, perché è controllato in modo molto preciso sugli interessi della difesa americana. Galileo potrà arrivare a 20 centimetri, ha anch'esso una parte sicura controllata dalla sicurezza della difesa europea, è una parte civile, ma ci porterà verso quella precisione caratteristica di poter rendere possibile, per esempio, la guida automatica. Sapremo, grazie a Galileo, non solo che siamo a Foligno in questa chiesa, ma in quale sedia uno è seduto. Questo può dare degli vantaggi, ma anche degli svantaggi, ma la tecnologia è sempre una doppia lama che in alcuni casi può essere anche fastidiosa. Bene, i due grandi progetti europei quindi sono Galileo, navigazione, Copernicus, osservazione della Terra. In questo modo l'Europa parla un linguaggio unico, un linguaggio che anche supera i suoi confini, gli permette di fare politica globale. Noi parliamo sempre di GPS, ma il GPS è la realizzazione di una politica statunitense su tutto il mondo. Galileo fornisce a tutto il mondo una precisione ben maggiore del GPS ed è una dimostrazione di politica globale da parte dell'Europa. Quindi sono investimenti miliardari, ma molto importanti dal punto di vista politico. Bene, l'Europa ha sviluppato una strategia europea, uno strumento fondamentale che riguarda la competitività dell'industria europea, la diplomazia europea, la crescita economica occupazionale, la gestione in modo intelligente degli aspetti di globalizzazione, e l'Italia in questo contesto è molto attiva. Nel 2016 il nostro governo ha approvato un piano stralcio Space Economy, che è un investimento fatto in modo particolare in cui il paese mette a disposizione dei soldi addizionali al mondo industriale e dell'imprenditoria privata a fronte di un coinvestimento.
Mi sembrava una cosa banale il coinvestimento nel settore industriale dello spazio, non lo è per niente, perché nel passato è sempre stato che l'investimento del pubblico era al 100% verso l'industria per acquistare satelliti, lanciatori, servizi, coprendone interamente i costi, con un'industria che non si prendeva quindi nessun rischio e non era in nessun modo incentivata a investire. Con questa iniziativa, e ancora adesso lo è in certi settori in modo significativo, in questo modo noi stiamo cercando di anticipare in alcuni ambiti specifici l'economia spaziale di domani, che sarà motivata, così come le telecomunicazioni sono in autonome rispetto all'investimento pubblico, in questo caso anche l'osservazione della Terra, la navigazione, le applicazioni secondarie di questi nuovi tipi di dati, rendere l'impresa privata motivata a investire, prima a coinvestire con il pubblico e in prospettiva quindi poi investire in modo autonomo, per estrarre rapidamente il valore economico da questi investimenti fatti nel contesto pubblico. È un cofinanziamento che vede risorse nazionali del fondo di coesione, risorse regionali del POR che sono messe aggiuntive in un sistema premiale incentivante e risorse private che sono circa il 45-50%, complessivamente mobilitando più di un miliardo di euro nei prossimi 3 anni. Quindi è un altro esempio di come il sistema paese creda molto nello spazio e stia investendo per anticipare gli effetti della space economy. Bene. Quale sarà il nostro futuro? Avremo una colonia su Marte o sulla Luna in cui saremo, come nei film di fantascienza, a crescere patate? Non lo so. Però diciamo, se chiediamo, come al solito, al nostro amico Albert Einstein, potrebbe dirci che non penso mai al futuro perché arriva troppo presto. Vi ringrazio. Se avete qualche domanda, magari. Sì, c'è lì. Io non ho un microfono, c'è qualcuno con un microfono? No. Arriva. Perfetto. Qui. Senta, volevo sapere, l'attuale stazione spaziale tra qualche anno probabilmente non sarà più in condizione di funzionare per vecchiaia. Diciamo, c'è un'idea di avere ancora delle stazioni abitate nello spazio o in realtà molte cose si possono fare, diciamo, con delle cose telecomandate, diciamo, grandi o piccole che siano? Cioè il futuro, diciamo, dell'uomo in orbita nel breve medio periodo qual è? Grazie. Allora, innanzitutto la stazione spaziale internazionale è in buona salute, gode di buona salute, è attualmente finanziata nel suo funzionamento fino al 2024. E è molto ragionevole che non ci siano nulla osta che possa essere esteso sul funzionamento anche di altri, per esempio, 4 anni. Qual è il problema? Che gestire questo sistema nello spazio costa e quindi i paesi che la sostengono, che ricordo sono gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, l'Europa e il Giappone, diciamo, si pongono periodicamente la domanda: che facciamo? Non sarà facile staccare la spina, perché è un investimento enorme, è un investimento che vale 120 miliardi di euro complessivamente, una cosa che supera, è piccolo rispetto alla guerra nell'Iraq. Ricordatevi sempre che una settimana o 10 giorni di guerra nell'Iraq è il costo della stazione spaziale internazionale, ma è grande rispetto, diciamo, ad altre imprese scientifiche, insomma, pensiamo al CERN piuttosto che altre cose. Non sarà facile da staccare la spina perché è una struttura straordinariamente ben fatta, operativa, funzionale. L'invecchiamento non è il vero fattore che la terminerà, bensì i costi. La nuova amministrazione Trump ha dichiarato in modo abbastanza forte che entro il 2024 ci dovrà essere la transizione a una gestione privata della stazione spaziale internazionale. Sarà possibile oppure no? Non è facile dirlo, perché la transizione alla gestione privata del segmento di trasporto fra terra e spazio e ritorno è già avvenuta. Che cosa vuol dire? Che la NASA, invece che avere i propri razzi,
con i propri, diciamo, ingegneri che disegnavano lo shuttle piuttosto che, e che gestiva in totale autonomia i propri rampi di lancio, adesso stacca un assegno e dice alle ditte che hanno vinto la gara: forniscimi 10 lanci all'anno, SpaceX e Orbita hanno vinto la gara per i cargo, forniscimi N astronauti avanti e indietro all'anno, e di nuovo SpaceX e Lockheed Martin hanno vinto la gara, stanno costruendo i lanciatori adeguati per la parte umana. Quindi hanno già reso il servizio andata e ritorno privato, nel senso che staccano un biglietto invece che avere l'infrastruttura a casa propria. Come applicare questo metodo all'infrastruttura della stazione spaziale è molto più complicato, perché dovrei dire vivendo a voi privati la gestione degli spazi interni della stazione spaziale. Però uno ci deve capire per farci che tipo di ritorno può averne. Ci sono molte iniziative, a dire il vero, che stanno pensando di prendere pezzi della stazione spaziale e trasformarli in alberghi o laboratori orbitali. E, diciamo, può far sorridere, ma lo sappiate che gente che è pronta a spendere milioni per starci settimane o forse un mese nello spazio ci sono, non c'è nessuno in questa stanza probabilmente, ma in altre stanze, in altri contesti ci sono. Chiaramente è una questione di sicurezza, costi, gestione, ma le idee di utilizzare la stazione stanno nascendo e ci sono investimenti da parte della NASA con fondi governativi per stimolare questo tipo di processo di privatizzazione della stazione stessa. Ci riusciranno? Non ci riusciranno? Non lo so, ma ci proveranno di sicuro. Quindi nel 2025-26, immaginiamo di essere lì e ci guardiamo indietro, potremmo avere una stazione che è gestita dai privati, con, sarà magari diversa, più corta, più alta, con dei pezzi attaccati, vedremo, ma con una gestione forse più privatistica. Questo però non chiude il problema di cos'è il futuro dell'uomo nello spazio. Teniamo conto che in questo momento la Cina sta iniziando la costruzione della sua stazione spaziale, quella che è caduta non era la stazione spaziale cinese utilizzata, era la prima versione abbandonata che a un certo punto hanno perso il controllo e non sono riusciti a farle rientrare in modo controllato. Ma è una storia vecchia del passato, i cinesi faranno 3 stazioni spaziali, la prima che ormai è rientrata, la seconda che è ancora in orbita e la terza che è quella finale, che ha tutte le caratteristiche definitive e anche molto più grande. Quindi avremo i cinesi nello spazio con i propri astronauti, forse con qualche astronauta europeo, perché sia come paese Italia sia nel contesto dell'ESA la collaborazione con la Cina nello spazio nel volo umano è molto seria, molto intensa. Però si sta pensando a un passo più in là, quindi a una base spaziale cislunare, che fa quindi un'orbita che principalmente passa intorno alla Luna, ma in realtà passa anche intorno alla Terra, piuttosto complicata come orbita, in cui gli astronauti potranno stare per periodi brevi collegati a delle missioni sulla superficie del pianeta Luna, del satellite della Luna. Quindi l'obiettivo adesso è una base, un porto, lo chiamano spaceport, che stia intorno alla Luna, che permette o ai robot, ma in prospettiva anche agli uomini, di tornare sulla Luna. Tutto questo visto in una prospettiva poi di andare verso Marte, che chiaramente si allontana in questo modo, perché se io vado prima sulla Luna e poi su Marte ci metto dei miei 10 anni in mezzo, perché è vero che imparo delle cose, ma mi dedico con tutte le risorse a un obiettivo diverso. La domanda che è sempre esistita: fino a che punto ci servono gli uomini nello spazio, fino a che punto ci servono invece i robot e quant'altro. Paradossalmente gli uomini nello spazio sono molto utili quando si tratta di andare in zone nuove. I robot su Marte, fai bellissimi Curiosity, Destiny, così. Primo, sappiate che si muovono un centimetro al secondo, cioè i famosi bradipi dei film di cartoni animati sono molto più veloci di uno di questi robot su Marte, perché chiaramente vanno in totale in movimento automatico e per evitare di andare a sbattere vanno lentissimi. Secondo, sono programmati 10 anni, 5 anni prima, 10 anni prima.
modificare lo pattern di osservazione è difficilissimo e hanno gli strumenti che sono stati concepiti nella volta precedente. Il progresso delle ricerche su Marte è molto lento, è affascinante, è bellissimo, si vedono delle immagini strepitose, ma è molto molto lento, perché non esiste nessun robot oggi che neanche lontanamente abbia la capacità di osservazione, di modifica del pattern di analisi, della curiosità tipica di chi fa un'indagine, che è nell'uomo. Se avessimo avuto su Marte un'equipe di 3 uomini, avremmo fatto, con gli strumenti chiaramente di analisi a disposizione, avremmo fatto dei progressi molto, ma molto più rapidi di quelli che abbiamo fatto con i robot. Quindi, in un prospettiva di andare su Marte, l'idea di portarci un'equipe di astronauti è ancora, con le capacità della robotica di oggi e dei prossimi 10 anni, assolutamente giustificata. Io volevo approfittare della mia posizione per fare una domanda. Quanto vede lei possibile la spazializzazione invece, cioè il partire da prodotti sviluppati non per lo spazio e con processi innovativi, con la ricerca, portarli più vicini all'utilizzo in microgravità o in condizioni spaziali? E questa è una domanda molto interessante. Lo spazio ha richieste straordinarie di condizioni di operatività, che peso, potenza, freddo, caldo, mancanza di atmosfera sono molto particolari, richiede una qualità straordinaria rispetto a quella garantita sulla Terra, quindi le cose non si devono rompere, e viceversa porta indietro dei prodotti che magari uno non ci aveva mai pensato. Si porta sempre esempio dei pampers per gli anziani, no? I pannoloni, che sono stati pensati inizialmente per permettere agli astronauti di stare 8 ore in extra vehicular activity, per ovvi motivi che non devo specificare, perché non si può andare a fare pausa tecnica quando si è sulla Luna. Quindi c'è un andamento in entrambe le direzioni. Io sono convinto che ci possano essere molte possibilità ulteriori. Quando ho citato per esempio la questione della fabbricazione in orbita, ho citato le molecole. Ma ci sono tantissime altre cose che meritano attenzione. Uno degli esperimenti che fanno adesso su questo Space Pharma chiama in causa la medicina individualizzata, nel senso che se viene a galla, che per esempio si è osservato che certi virus sono molto più attivi nello spazio che a terra, per motivi ancora che non capiamo. Bene, questo è un parametro importante che in certi particolari tipi di malattia o di può diventare determinante. Bene, stanno iniziando a studiare campioni legati al singolo bambino, alla singola persona, perché quel parametro specifico dell'attacco virale può essere importante per capirlo. Oppure crescita di tessuti, sapete che si sta sempre più parlando di realizzare tessuti che possono sostituire tessuti anche fatti crescere su scaffolding di un certo tipo, che possono essere realizzati con più facilità nello spazio, in cui la gravità non schiaccia tutto quanto verso la superficie, e quindi un giorno potremmo immaginarci di avere pezzi di ossa piuttosto che pezzi di carne o di tessuti speciali realizzati con queste tecniche di basso costo nello spazio. Secondo me siamo solo all'inizio di tantissime opportunità. Noi stiamo realizzando in Italia, proprio come ASI, una rete di laboratori avanzati, perché ispirandoci al principio del Fraunhofer Institute tedesco, perché siamo convinti che esistano tantissimi ambiti tecnologici che possono essere riportati ad applicazioni di spin-off, ma soprattutto di spin-in verso lo spazio, e che questo possa essere realizzato utilizzando le competenze esistenti, ma riorientandole verso obiettivi specifici che puntano allo spazio, e su questo abbiamo una miniera di possibili applicazioni. Grazie. C'è qualche altra domanda? Buonasera. Io volevo sapere se i nanosatelliti, quelli mandati nello spazio, una volta adempiuti al loro compito, al loro lavoro, rientreranno nell'atmosfera, a terra, si distruggeranno al contatto con l'atmosfera, oppure rimarranno in orbita come spazzatura spaziale? Grazie. Allora, è la seconda che ha detto, nel senso che quando si è in orbita si va
a Mach 27, che sono appunto i famosi 27.000 km all'ora, un oggetto che rientra nell'atmosfera a quella velocità tende a evaporare, a bruciare, a meno che non sia costruito in modo molto particolare, con una copertura esterna adatta a sostenere nei pochi minuti di rientro temperature altissime, le ceramiche speciali, pensate allo shuttle che entra, cioè la navicella della Soyuz in cui abbiamo tipicamente gli astronauti diventa incandescente e gli astronauti vedono le fiamme rosse fuori dall'oblò. Lo shuttle a modo suo diventa incandescente, ma sono delle ceramiche particolari che riescono a resistere per il breve tempo che è necessario, per temperature estreme, senza distruggersi, eventualmente venendo un pochettino ablate, no? Ridotte in spessore. E quindi qualsiasi oggetto che rientra nell'atmosfera deve essere protetto per poter rientrare senza distruggersi. È possibile farlo per un piccolo satellite? Sì, si pensa di sì, non si è ancora mai fatto. Uno dei progetti che stiamo sviluppando con l'ASI è proprio un drone spaziale, cioè un oggetto piccolo che possa stare nello spazio alla velocità tipica della stazione spaziale, ma che poi rientra e cambiando forma a seconda del punto in cui si trova dell'orbita possa diventare prima un oggetto compatto, protetto termicamente, e poi, aprendo le ali, un aeroplano che possa atterrare verso terra. Sono su queste cose che si fa ricerca, ma in prima battuta oggi tutte le cose che sono nello spazio, tranne casi straordinari, rientrando, bruciano. Ancora qualcuno? Io direi ancora un'ultima domanda. Va bene. Se c'è. No. Perfetto. Benissimo, grazie mille.